Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Ennesima giornata solata su molte regioni d'Italia perché l'anticiclone subtropicale ha innalzato un muro sul Mediterraneo centro-occidentale. Un muro invalicabile per le perturbazioni oceaniche che ritroviamo più ad ovest in queste ore tra la Francia e la Spagna, qui con temporali. Ovviamente anticiclone, sole e grande calura nelle prossime ore. Andiamo a vedere però i piccoli cambiamenti che ci saranno sull'area alpina, su parte del Piemonte, l'alto nord-est in serata con brevi temporali di calore tipici anche della stagione. Qualche isolata cella temporalesca potrebbe fiorire anche lungo le zone più interne appenniniche. Per chi si trova al mare invece sempre tanto sole. Andiamo a vedere anche il dettaglio per i prossimi giorni, perché mentre l'alta pressione terrà sempre i suoi massimi al centro-sud con valori bollenti sulle zone interne tirreniche, punte a sfiorare i 36-38 gradi, correnti più fresche da ovest verso Levante raggiungeranno l'Europa centrale, innescheranno dei temporali soprattutto tra giovedì e venerdì su Alpi e Prealpi, ma qualcosa potrebbe scivolare anche su alcune zone pianeggianti, specie di Piemonte, ovest e Lombardia e alto nord-est, quindi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. In sintesi poi la giornata di Ferragosto, perché l'alta pressione di nuovo sarà in rinforzo sull'Europa meridionale, ci attende un Ferragosto di bel tempo, a parte temporali di calore sui monti del nord, ma attenzione alle temperature, giornata bollente per il sud, valori a sfiorare 38-40 gradi. Dettagli, approfondimenti ulteriori scaricando l'app di Trebi Meteo.